trovate a tutti per un nuovo aggiornamento meteo. Dunque sale vertiginosamente la febbre dell'estate africana sull'Europa e sul Mediterraneo, con un'evidente impennata delle temperature, e non solo sull'Italia, ma anche sui paesi balcanici che, a differenza nostra, sono soggetti ad un clima di tipo continentale che risponde quindi più rapidamente all'invasione di aria calda di matrice sahariana. Infatti su diverse aree, anche più a nord di noi, si sono già raggiunti valori ragguardevoli. Siamo comunque tutti soggetti all'azione della stessa cupola anticiclonica che affonda le radici proprio sull'entroterra algerino. La cupola in realtà assomiglia più ad una torre di Pisa, dal momento che si presenta con un asse inclinato verso Levante, appunto verso i Balcani. Nei prossimi giorni anche le nostre regioni centro-meridionali sperimenteranno, loro malgrado, le angherie di queste ingerenze meteoclimatiche d'oltremare, e i termometri saliranno senza troppi complimenti a superare la fatidica soglia dei ruggenti 40. Sono valori che solo 20-30 anni fa era impensabile poter raggiungere, addirittura superare con una tale frequenza e disinvoltura, e che oggi invece sono diventati ormai all'ordine del giorno. Non stiamo qui a disquisire sui motivi, che tra l'altro ormai dovrebbero essere ben noti a tutti, tranne a coloro che non li vogliono vedere, ma andiamo invece a porre l'attenzione su un altro aspetto legato a questi eventi di grande caldo estivo, eventi che quando vanno in conflitto con la spinta più fresca delle correnti atlantiche finiscono per fare scintille. È quello che succederà sulle nostre regioni settentrionali tra venerdì 12 e sabato 13 luglio, quando un temporaneo indebolimento del fianco anticiclonico concederà terreno alla coda di una perturbazione in transito dalla Francia verso l'Europa centrale. Perturbazione che presterà il fianco ad un peggioramento proprio su queste zone, innescando uno scontro diretto tra le due figure antagoniste, anticicloni e correnti atlantiche. Si avrà quindi un esito temporalesco anche piuttosto intenso, in modo particolare sulle Alpi e sui settori padani posti a nord del fiume Po. Da domenica in avanti, poi probabilmente per gran parte della prossima settimana, l'anticiclone tornerà subito ad allargarsi, riprendendosi di spazio e sottoponendoci ad una lunga fase di tempo secco, con caldo intenso e fastidioso. Bene che vada, qualche temporale comunque poco rinfrescante potrebbe interessare, come al solito, l'area alpina. Sintesi sulle previsioni a scala nazionale che ci mostrano un giovedì ben soleggiato ovunque, con temperature superiori alla media del periodo anche di diversi gradi e punte anche fino a 37-38 gradi nelle zone interne del centro, del sud, ma anche della Romagna e della Sardegna. Le brezze a fatica riusciranno a mitigare la calura lungo le coste e nelle valli montane, l'afa invece regnerà incontrastata sulle zone di pianura. Venerdì ecco proporsi invece le bande nuvolose della perturbazione in arrivo dalla Francia, che tra pomeriggio e sera porterà forti temporali a nord del fiume Po e su gran parte del Piemonte, con rischio anche di grandinate, colpi di vento e fenomeni a carattere di nubifragio, pur se molto localizzati. Nulla cambierà invece sul resto dell'Italia, dove permarranno condizioni soleggiate e molto calde, con punte locali anche fino a 40 gradi al centro e al meridione. Unica discriminante sarà il rinforzo del vento da sud, vento caldo naturalmente, che potrà dar luogo a condizioni di mari mosse, soprattutto i bacini di ponente. Infine la tendenza successiva, con un'ulteriore instabilità sabato su alcuni settori del nord, accompagnata anche su queste zone da un certo calo delle temperature e rientro, seppur temporaneo, nelle medie del periodo, domenica e poi di nuovo sole e molto caldo su tutta l'Italia. Bene, per il momento abbiamo terminato, vi invito a rimanere sempre aggiornati iscrivendovi al canale, seguite anche il nostro sito web, intanto vi saluto e vi attendo al prossimo video. A sentirci da Luca Angelini.